In questi minuti stanno effettuando il primo abbattimento a bacole di una casa abusiva. Il prossimo nella lista dovrebbe essere il signor Raffaele Cardamuro. Sì, il prossimo nella lista sono io. Eppur pensando che in un territorio come questo non c'è niente che non è abusivo. Tutto è abusivo. Siamo circondati da strutture abusive, fatte da chi ci governa a chi era allora organo di controllo. Non c'è un singolo vigile, pochi, non posso fare un erbo un fascio, ma la maggioranza dei vigili di Bacoli abita in casa abusiva. Oggi la procura ha tutti i mezzi per controllare qual è l'abuso che si sta demolendo, se si tratta veramente di abuso speculativo, se si tratta di abuso affaristico, camorristico, che loro si lavano la bocca dalla mattina alla sera sul giornale. Oggi la procura è compartecipe dell'andamento dell'Italia in genere. L'Italia perciò sta fallendo, perché l'Italia è corrotta dall'ultimo uomo al primo. Anche il Presidente della Repubblica è corrotto. Perché in una città come Bacoli, dove l'abusivismo è una piaga sociale, è un cancro, dove ci sono migliaia di persone che ci hanno mangiato, dove stanno persone che hanno fatto dell'abusivismo edilizio lo scopo della vita, chiedendo al popolo il voto per fargli costruire quella casa, e il popolo ignorante, perché è ignorante, lo sono stato anche io quando mi sono adattato a questo sistema di merda, ha accettato che entrasse a far parte di questo sistema, costruendosi quella casa che oggi una singola persona si può trovare demolita. Lei ha cercato, diciamo, di evitare che possa essere prossima ad aver abbattuto l'abitazione? Istituzionalmente ho avuto incontri con tutti i vertici del partito del PDL e con altri pure con l'onorevole Di Pietro, che pubblicamente insieme ad altri miei amici ha detto che lui era a favore a salvare le case di necessità, non quelle speculative. Ci sono presenti 34 associazioni in Campania che rappresentano il diritto alla casa e loro sono pronti a far nome e cognome degli abusi speculativi, ma vogliono difendere quella famiglia che ha fatto quella casa solo perché chi doveva dargli la possibilità di farlo in modo lecito non l'ha fatto, perché su 551 comuni presenti in Campania solo 18 sono in regola con il PURC.